Salve a tutti cari amici, Supercorris 84, parliamo oggi del pre-test che ci saranno a Barcellona, seconda sessione. Ci sono tante news di cui parlare, molte le ho viste oggi su Autosprint. Partiamo dalla Ferrari, Ferrari SF1000, che dire, la Ferrari a detta di tutti si è nascosta durante la prima sessione di test, è andata molto lenta con il motore veramente al minimo. E quindi è stata una sessione solo per capire le differenze tra la SF1000 e la SF90, le problematiche che aveva la vettura dell'anno scorso e i pregi di quella di quest'anno. Barcellona è una pista dove nell'ultimo settore l'anno scorso la Ferrari prendeva una marea di distacco nei confronti di Mercedes Red Bull, invece quest'anno a detta di Vettel e Leclerc sembra che la vettura sia molto migliorata, soprattutto in quei punti. Quindi la Ferrari si è nascosta, il potenziale c'è, la vettura a detta di degli esperti, una vettura buona che può lottare. Chiaramente bisognerà sempre vedere lo step che farà la Mercedes in più anche con questo DAS, ma i risultati non sono da buttare. Sul fronte affidabilità non c'è nessuna preoccupazione, quindi devo dire che la Ferrari adesso in questi secondi test spingerà anche sulla prestazione, ma credo che la Ferrari sia poco sotto Mercedes, non di 5 decimi, ma quei 2 decimi sì. Si parla di Red Bull, la Red Bull praticamente, secondo anche le dichiarazioni di Helmut Marko, critica la Ferrari per quanto riguarda la gestione dei piloti. Marko dice che praticamente è meglio avere un pilota solo in scuderia che possa vincere e un altro che diciamo fa da gregario, pure giovane che deve imparare come hanno fatto loro con Verstappen e Albon. Dice che la vettura loro è molto migliorata e a livello di Mercedes poco poco sotto, proprio roba di pochi decimi, che il muso stretto ha dato veramente un'altra stabilità alla vettura. E sicuramente dice che si aspettano di essere competitivi dalla prima gara, non come l'anno scorso dove per metà stagione la vettura non fu al top e dopo praticamente nella seconda parte di stagione ottenne grandissimi risultati. È chiaro che il motore Honda ha fatto un bel passo in avanti ormai a livello delle power unit Mercedes e Ferrari, quindi tante aspettative anche per la Red Bull. Muso stretto che è tema di discordi un po' per tanti team. Abbiamo visto la Racing Point che è molto criticata un po' da tutti per il fatto che è veramente troppo simile alla Mercedes dell'anno scorso. In questo modo basta prendere una vettura, rifarla uguale e la creatività degli ingegneri muore. Tante critiche quindi per la Racing Point, che comunque è andata molto veloce dietro i top team. E che dire? Muso stretto che è stato appannaggio anche della Renault, che ha fatto un progetto come anche la Red Bull molto simile al muso Mercedes. E a detta di Ricciardo e Ocon, la Renault, oltre ad essere un netto passo in avanti tutta la vettura, anche il muso stretto ha dato dei grandi vantaggi. Strano vedere come Ferrari, Alfa e Haas praticamente sono vetture che continuano ad andare avanti con questa filosofia del muso largo. Alfa Romeo che ha fatto un ottimo miglioramento, la power unit già si sa è ottima, a livello telaistico anche con i consigli Ferrari, quindi la vettura dovrebbe essere un buon passo in avanti rispetto all'anno scorso. Si parla di Williams, vettura che l'anno scorso chiudeva praticamente la griglia in ogni prova, in ogni gara, vettura che quest'anno ha fatto un deciso passo in avanti e quindi sono tante aspettative per vedere una Williams finalmente non agli ultimi posti fissa, ma comunque che possa lottare almeno a centro gruppo. E poi Mercedes, anche come ha dichiarato Allison e tutti i vari Toto Wolff e tutto, praticamente si dice che la vettura è già un passo in avanti importante. Si aspetta una grande stagione, il DAS è un qualcosa che hanno sviluppato nel corso degli anni, quindi gli è stato dato l'ok già negli anni passati. La cosa che fa ridere è che la Mercedes è nettamente la squadra più forte, ha più budget degli altri, ha più persone degli altri, è una squadra fantastica. La cosa che fa ridere è che gli è stato fatto sviluppare questo marchingegno del DAS per una sola stagione, visto che dal 2021 è stato vietato. Il mio pensiero è: come si fa a permettere a una squadra di sviluppare un aggeggio così costoso per poi vietarlo solo fra un anno? Quindi io l'avrei vietato proprio, non gli avrei permesso alla Mercedes di sviluppare un qualcosa del genere. Ora questo è stato permesso. Dice Allison che non sa l'effettiva potenzialità di questo congegno in gara, quindi si deve ancora vedere cosa succederà effettivamente se poi verrà portato in gara. E dice anche che qualsiasi squadra avversaria voglia sviluppare il DAS anche lei, come Red Bull, Ferrari, Renault, ci vorrà almeno un 6 mesi di tempo per mettere a punto un marchingegno uguale. Quindi chiaramente si parla di oltre metà stagione dove i team saranno tutti proiettati nelle vetture 2021, quindi molto probabilmente nessuno potrà
rispondere alla Mercedes con questo DAS. Quindi è meglio concentrarsi sulle vetture, sull'aerodinamica, sul motore e cercare di essere al passo. Un campionato appunto che vede i primi tre top team che possono lottare, la Mercedes è ancora avanti, come ripeto sempre, è la vettura da battere, lo sarà, probabilmente è la favorita numero uno, ma Ferrari e Red Bull gli renderanno la vita difficile sperando che abbiano azzeccato i progetti. Che dire, vetture 2020 che già sono più veloci di quelle 2019 di un mezzo secondo e si parla anche del come Chris Horner, ma soprattutto Adrian Newey, genio che disegna la Red Bull, ma che negli ultimi 30 anni ha disegnato una marea di vetture vincenti in Formula 1. Adrian Newey dice che è molto preoccupato per i regolamenti 2021, per le vetture che nasceranno l'anno prossimo, perché le vede tutte molto simili, con un regolamento molto, diciamo, rigido che permette poca fantasia agli ingegneri e che le vetture saranno tutte troppo simili e quindi prevede un regolamento noioso e una Formula 1 un po' più noiosa l'anno prossimo. Saranno più lente le vetture, staremo a vedere. Ci sono gli altri test, vediamo un po' che succederà. Teniamoci aggiornati e vi darò tutte le informazioni nei prossimi video. Vi saluto intanto e speriamo bene che la Ferrari, in questi test dove si proverà veramente la prestazione pura, dia una bella risposta. Saluti.